Salve, non so cosa è successo ragazzi, ma mi ha buttata fuori letteralmente, non mi è mai capitato prima, sarà perché mi muovo, ma non riesco a trovare un punto all'ombra dove potermi fermare. E poi così approfittate insieme a me a visitare questa città. Vi chiedo scusa se il video sarà in due parti, un po' diverso dal solito, ma la tolleranza, diciamo, è... Vedo che già qualcuno è arrivato. La tolleranza in questi casi è la flessibilità e la parola d'ordine. Intanto viaggiate con me a Matera. Stavo dicendo che si possono appunto iscrivere le persone, registrare le persone ad avere il 20% in soldi di commissioni. Questo è già molto importante perché se ne registrate solo una, vabbè, ma per i primi 2 mesi. Perciò vuol dire che se ne registrate, come fanno alcuni, come è capitato anche a me in alcuni mesi, fino a 10 persone, una volta ne ho registrate penso 15, adesso non ricordo, fate il calcolo, se tutte prendono almeno un 200, 200, 300 PV come iscrizione, il 20%, vedete un po' voi quanti soldi sono, altro che autofinanziamento. Perciò il primo step in assoluto è l'autofinanziamento, per me è la cosa più importante. Per autofinanziarsi bastano avere già diverse iscrizioni al mese e possibilmente poi far diventare tutti questi clienti LRP, cioè con ordine e fedeltà. Perché è importante l'ordine e fedeltà? Tutti noi compriamo dentifricio, io lo spero, spazzolini, no? Ci laviamo i denti. E allora io ho fatto anche un video sulle sane abitudini quotidiane, come fare il pulling, come mettere on guard ogni mattina, come mettere mela leuca al posto del dentifricio, io ad esempio, oppure possiamo usare on guard dentifricio sempre di doTERRA. Cioè acquistare, poi abbiamo vabbè shampoo, balsamo, creme e quant'altro, ma parlando anche solo degli oli, di quello che usiamo tutti i giorni, tutte le mattine, metto il limone in acqua, bevo mezzo litro d'acqua, così come metto l'arancio nell'insalata tutti i giorni. Tutti i giorni ho fatto anche un video sulla routine quotidiana di Dear Prime, On Guard e quant'altro. Sono, come dire, le mie prevenzioni, le mie cure quotidiane, e questo vi assicuro che poi mi fa risparmiare di andare a comprare in altri negozi senza fare il nome. E uno dice, vabbè, però a discapito dei negozi, ho capito, ma diventa la mia attività, perlomeno autofinanziarmi. Poi ognuno può continuare a comprare i prodotti dove vuole, ma doTERRA ci dà la possibilità comunque di comprarne già tantissime. Per questo potete andare anche direttamente dalla vostra consulente o parlarne con me. Allora, l'autofinanziamento attraverso avere almeno 3 o 4 persone nel vostro team che hanno un potere del 3, cioè un almeno 100 PV al mese di commissioni, voi e il vostro team. Arriviamo così facilmente ai lead. E i lead comincia a guadagnare intorno ai 200-300 euro. Che già l'autofinanziamento più che egregio per fare begli ordini. Poi se volete continuare a crescere, lì io non mi addentro, ma ne possiamo parlare poi separatamente in altri video, possiamo arrivare a Premier, dove un guadagno di 700-800 euro al mese, possiamo arrivare a Silver, che è intorno ai 1000-1500, dipende poi sempre dalle iscrizioni che si fanno, perché più iscrizioni si fanno, più anche si guadagna in quel senso. Poi si può andare a Gold, io ad esempio adesso sono Gold, e il mio prossimo step è focalizzarmi bene, stabilizzarmi bene in Gold per poi arrivare a Platinum. Io sarei già contenta perché con Platinum sono 5-6 mila dollari o euro, adesso non ricordo bene, più o meno al mese, il che vuol dire che è uno stipendio medio, ok? Però potete, come vedete, anche viaggiare mentre lo fate. Io lo sto facendo in camper, oltre a prendermi cura del gatto che non sta bene, della mamma di 88 anni, eccetera eccetera, però perlomeno non sono morata, perché una cosa che io non amavo più dopo tanti anni di lavoro in ufficio era proprio andare tutti i giorni 8 ore, 9, io poi ero uno a stacanovista, 10 ore era normale, anche di più, e pensare continuamente a un lavoro dove lo stipendio era sempre lo stesso. Qui invece sappiamo che all'inizio è dura, infatti non consiglio a nessuno inizialmente di lasciare il lavoro e fare solo questo, no, fatelo part time, consigliatelo ai vostri amici, ma consigliatelo davvero, e per consigliarlo davvero bisogna imparare a conoscere i prodotti e utilizzarli, è l'unico modo. Se non conoscete i prodotti, come fate a consigliarli? Qualcuno ogni tanto mi dice, molto importante questa osservazione, ma Caruna, però insomma doTERRA
ti costringe a comprare tutti i mesi. Nei nostri altri network no, noi guadagniamo lo stesso. Però su cosa guadagniamo? Sulla vendita? doTERRA non è vendita. Quello che noi facciamo è consigliare il benessere, non la vendita. E se consiglio il benessere, io devo essere la prima, e dico la prima, ad utilizzarlo e a conoscerlo. Perciò devo informarmi. È una questione proprio di cambio di vita, stile di vita. Mi informo, li utilizzo, cambio. Magari oltre agli oli essenziali ingerisco anche altre cose nella vita, come la frutta e la verdura, tantissima. Cioè, stiamo parlando di natura, gli oli essenziali vengono dalla natura, cioè dalle piante, ok? Quello che ci piace avere intorno, ci piace avere un pianeta sano. Noi ci nutriamo del nostro pianeta e allo stesso tempo lo ingeriamo, lo mettiamo dentro di noi e creiamo le nostre vitamine, le nostre proteine che vengono anche dalla natura. Ad esempio in questa zona sono un paio di giorni che mangio il purè di fave, che è pieno zeppo di proteine, con la cicoria, perciò ci sono i nutrimenti della verdura e poi le proteine delle fave. E sto benissimo e mangio tantissima frutta e verdura. Gli oli mi servono per integrare. Mi sono fatta male spesso in questi giorni, devo dirlo, e allora mi servono proprio per cicatrizzare bene le ferite, tantissimo. Mi sono quasi, come dire, è venuto via completamente l'unghia madre, forse ne ho lasciato un 10% purtroppo alla luce del piede che tengo sempre fasciato. E come ho fatto a togliere l'infiammazione e l'infezione che c'era, evitare l'infezione e togliere l'infiammazione? Ho usato direttamente sulla carne viva sempre incenso, melaleuca e lavanda, e incerotto bene. Sono 3 giorni che non lo cambio, non sento dolore, non sento niente. Infatti adesso in questi giorni lo farò, perché voglio cercare di far riemarginare di nuovo la madre, almeno fino a settembre, quando torno a Lugano e la mia podologa mi potrà fare un controllo. Capite cosa potete fare? Cioè, potete veramente, portando con voi il necessario, la base di tutto. Mia mamma continua a spalmarle, lei si porta il suo necessaire pieno di prodotti tutti i giorni, fa i suoi compitini. Ovviamente è da ricordarsi che molte persone non hanno voglia di star lì con la pazienza a insegnare alle proprie mamme o ai propri familiari, non abbiamo questa pazienza, ma per me era importante, perché ci tengo alla mia salute e quella degli altri. E adesso mia mamma è la mia cavia, adesso so come gli oli possono funzionare anche sugli altri, oltre che solo su me stesso e sui miei clienti. Ecco, questo era quello che vi volevo dire inizialmente. Network marketing è semplicemente utilizzare qualcosa e consigliarlo agli altri. Se vi piacciono pasta e ceci, lo consiglierete sempre. Se vi piace la frutta, un certo tipo di frutta, direte sempre vai a prenderla lì. Anche se non ci guadagnate niente, non c'è niente di male se in questo voi possiate guadagnare anche per voi e non sempre solo per gli altri, ma farlo anche voi. La vostra attività è diventare voi imprenditrici, imprenditori di voi stessi e decidere. Vi assicuro che non è una passeggiata, ma che bello lavorare su se stessi, crescendo piano piano e così potendo aiutare gli altri. Ovviamente non è da tutti, molta gente mi dice io non sono capace di consigliare, perché siamo abituati a dire ciò che non siamo capaci. Io sono un coach, sono invece molto brava ad aiutare le persone a comprendere quello che sono capaci di fare, e non c'è limite alla nostra capacità, perché è tutto già dentro di noi. Come dice Thich Nhat Hanh, nessuno ti mette un seme, i semi sono già tutti dentro di te, decidi tu quali innaffiare, quale tipo di seme innaffiare. Cerchiamo di far seccare quelli che ci dicono che non siamo capaci, invece facciamo aumentare, facciamo fiorire, germogliare quelli che vanno a cercare tutte le nostre capacità, i nostri skills. Ho fatto la responsabile delle risorse umane per 13 anni, era importante aiutare le persone a cercare il proprio potenziale. Pertanto oggi vi vorrei lasciare più che con il business, ma con la domanda: cosa c'è dentro di me? Quali sono i talenti che io posso tirar fuori? E sapete cosa vi può aiutare tantissimo? Ricordare i momenti in cui avete avuto bisogno e ce l'avete fatta da soli. Tutti, ce la facciamo tutti, in un modo o nell'altro, ce la possiamo fare sempre, la natura ci ha dato tutto. Pertanto, se volete approfondire tutto quello che è business, chiamatemi, scrivetemi o andate dalla vostra consulente.
mandatemi messaggi su Facebook o se avete i miei contatti privati. Questo mese c'è ancora la possibilità di iscriversi con 100 PV, vale a dire quasi 100 euro di omaggio in settembre, e da domani, se non sbaglio, domani è il 27, ricordatemi se è il 27, comunque dal 27 al 29 abbiamo ancora tre giorni splendidi per comprare dei BOGO. Cosa vuol dire? BOGO vuol dire buy one, get one, ne pago uno, ne prendo due. A questo punto avremo bergamotto da pagare e ci regalano Clementine. Clementine non era in distribuzione, l'avevo solo provato una sola volta, molto antiossidante, molto disintossicante, la clementina, tanti anni fa, ed è la prima volta che doTERRA ne fa addirittura una bottiglietta da 15 ml e ce la regala. Poi abbiamo la salvia e in regalo, in dotazione, c'è l'alloro, la primissima volta che doTERRA mette in donazione l'alloro, non si può comprare altrimenti, e l'abbiamo nella miscela ad esempio del respiro, la R. E poi abbiamo i tre emotional splendidi, console è per la consolazione, cioè quando ci accade qualcosa, un lutto in particolare, o quando dobbiamo imparare a lasciare andare, quando proprio ci aiuta nell'accettazione, e in donazione, e questo è da 5 ml, perché gli emotional di solito sono da 5 ml, però in regalo, attenzione, cheer, che è una è speziato buonissimo con delle spezie orientali, e proprio cheer up lo chiamo io, quello che ci tira su. E poi ancora in donazione c'è forgive, mentre accettiamo e ci consoliamo lasciamo anche andare come perdono, e lasciamo andare proprio la vita così com'è, perché la vita ha tutto un senso, ogni cosa che arriva è perché c'è un motivo. Buona vita a tutti voi, e spero di vedervi spesso e di